2017 a orecatv.it fa il suo esordio Elisa Toppano, che è la responsabile marketing della Oro Caffè di Udine. Buongiorno Elisa. Buongiorno a lei. E dunque, noi eravamo rimasti nell'ultimo host, quello del 2015, a un Oro Caffè molto strutturato, con un progetto dedicato ai bar, in franchising, che ha avuto un certo sviluppo. Nell'anno del trentennale, nel 2017, Elisa, che cosa è successo? Che cosa presentate a questo host 2017? Un sacco di novità. Allora, a partire dal nuovo concept Smart, abbiamo studiato un pacchetto che possa essere più versatile e più facile da acquistare per i nostri affiliati, e si presenta in modo appunto un pochino più semplice rispetto alla Oro Caffè, il nostro progetto che ha avuto il suo sviluppo negli ultimi 2 anni. E quindi Oro Caffè propone 2 progetti in licensing, ad Oro Caffè e Oro Caffè Smart, per soddisfare tutti quanti i baristi che decidono di scegliere questo tipo di prodotto. Inoltre questa è l'occasione per noi per presentare anche il nuovo logo aziendale e il nuovo packaging rinnovato. Proprio nell'occasione del trentennale abbiamo deciso di dare una rinfrescata al logo, a renderlo più visibile, e assieme a lui anche il packaging. Tanta roba, Elisa. Beh, dovete sapere che la Oro Caffè, che quest'anno festeggia appunto 30 anni di vita, negli ultimi anni è stata particolarmente, come dire, effervescente, molto attiva, sedi in Canada e in altri paesi del mondo, con delle iniziative che sono cresciute mese dopo mese anche sotto l'aspetto della sostenibilità. Sì, assolutamente sì. Noi siamo molto attenti all'aspetto sociale ed ecosostenibile, a partire dal nostro impianto di torrefazione del caffè, che è appunto studiato per immettere in atmosfera molta meno CO2, e ai progetti che stiamo seguendo e continuando a seguire, come il Doi Chang con il Beyond Fair Trade. Quindi andiamo oltre a Fair Trade per quanto riguarda aiutare le popolazioni della Thailandia, la tribù degli Hakka, che coltiva questo caffè veramente eccezionale, che noi continuiamo appunto a comprare e a proporre ai nostri clienti, nella parte nord della Thailandia, dove una volta si coltivava l'oppio. E questo è un progetto che ci ha da subito appassionato e che continuiamo ad abbracciare con molto piacere. Beh, io dico anche, tu sei stata estremamente stringata, qualche secondo lo spendo io per questa operazione, perché ieri mi è stata raccontata in modo estremamente dettagliata. Il capo supremo dell'Oro Caffè è andato lì e ha detto: ma scusatemi, se voi andate a eliminare queste piante di oppio, poi che ci fate con questo terreno? Beh, vedremo ora cosa fare. E allora ha messo mano alla tasca, gli ha fatto un assegno e ha detto: facciamo un po' di chilometri di strada e poi realizziamo delle piantagioni affinché anche voi abbiate la possibilità di sostenervi con quello che producete. Sì, il progetto che noi abbiamo deciso di sposare è proprio questo, nel senso noi acquistiamo direttamente da questa tribù degli Hakka il caffè verde che loro coltivano, in modo tale da poter sostenere direttamente le popolazioni interessate da questa riconversione dall'oppio appunto al caffè. Tanti complimenti, sinceri e sentiti. Elisa, grazie. Alle nostre spalle, come potete vedere, oltre alle persone che affollano lo stand, che è davvero estremamente carino per le cose che sono all'interno, per la scenografia creata, una vera e propria piazza con una macchina Topolino d'epoca, abbiamo anche e soprattutto le miscele con le varie coniugazioni. Elisa, tante grazie davvero, saluta gli amici di orecatv.it. Buongiorno a tutti. E noi continuiamo, non andate via, perché qui a Host 2017 c'è davvero tantissimo da documentare con telecamera e microfono.